Thanks. Eins, zwei, drei, Mikrofonprobe. Mikrofonprobe. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend und willkommen Mikrofonprobe. Des dritten Spieltags der Rückrunde der Serie A Beretta der Damen. Signore e signori, buonasera e benvenuti al... Eins, zwei, drei, Mikrofonprobe. Mikrofonprobe. La partita di oggi è SSV Brixen Südtirol Cassano Maniago. Mikrofonprobe, nix. Con il numero 17, capitana e capitana Michela Bianchi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Mikrofonprobe. 13, Lorenzo Jovovic. 19, Giulio Rozzi. 21, Flavio Pianti. 27, Giulia Vita. 35, Eva Broppi. 1, 2, 3. Mikrofonprobe. 50, Rebecca Geller. 55, Chiara Piolo. Mikrofonprobe. Sperate, ich sehe es auf laut schreit. 95, Alice Milan, Allenatore, Signor Salvatore Onelli. SSV Brixen Südtirol, mit der Nummer 12, Kapitänin Sara Hilo. 9, Steffi Lundberger. 10, Sara Schatzer. 11, Maria Abfalter. 16, Moni Brunster. 17, Giorgio Di Pietro. 18, Barbara Bonnuto. 19, Alastair Duran. 21, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mikrofonprobe. Eins, zwei, drei, Mikrofonprobe. Eins, zwei, drei, Mikrofonprobe. Mikrofonprobe, eins, zwei, drei. Mikrofonprobe. Ja, aber hören Sie mich noch nicht, wo geht's nicht? Ferrazzi. Copianchi. Dall'ala entra il numero 19, Gozzi Giulia, fermata irregolarmente da Sara Hilber. Primo rigore di questa partita decretato dagli arbitri, signori Zancanella di Lavis e Testa di Merano. Ed è il numero 17, Michela Copianchi, capitano della squadra ospite, a riportare in parità il parziale quando sono giocati un minuto e mezzo di questo incontro. Lorenzo Nogna al gran completo con Sofia Ghilardi attualmente in panchina, Durnwalder, Babbo che entra e però è fermata farosamente dal numero 10 Gloria Montoli. 9 metri sono eseguiti da Virginia Uchino. Abfalterer, Duran, Uchino, Durnwalder, entra la Durnwalder che riesce a realizzare. Stephanie Durnwalder, un tiro non proprio irresistibile. Però sul fronte opposto replica subito il Cassano,
con il numero 27 Laita. Il tiro di Arasai Duran finisce sopra la traversa e consente così al Cassano di ripartire in seconda fase. Fallo sul numero 27 Giulia Laita, 9 metri, eseguito da Gloria Montoli. Ferazzi, Laita, converge al centro, giro palla veloce del Cassano, palla che finisce al numero 5 Frazzi, la mano degli arbitri è alzata nel segno di gioco passivo, il tiro senza troppe pretese del Cassano finisce a lato. Abfalterer, Duran, servizio su Virginia Aquino che non riesce ad accaparrarsi la palla. E sul fronte opposto è Michela Cobianchi ad andare a segno per la seconda volta. Michela Cobianchi, senz'altro una bandiera della squadra ospite, miglior marcatrice anche con 66 reti sino a questo momento. Stefani Durnwalder che ha iniziato in cabina di regia al posto di Pietro. Abfalterer, Duran, palla alla sinistra, Babbo, Abfalterer, tiro sfalsato dalla difesa ospite, riparte il Cassano, bloccata Gloria Montoli, Ferazzi, Laita, Laita in cabina di regia, Michela Cobianchi, il tiro di Montoli è facile preda di Monica Prünster sul capovolgimento di fronte, fulmineazione di Giada Babbo che non ha difficoltà dalla sua posizione di ala sinistra a infilare la porta ospite. 3-3. Di Allon, Laita e Cobianchi, quest'ultima riesce ad andare al tiro, però Monica Prünster non si fa sorprendere. Ripartono le verdi brissinesi con Abfalterer, Duran, servita Babbo, Babbo in elevazione con palla abbondantemente oltre la traversa, non così invece le ospiti che con il numero 10 Gloria Montoli riescono a riportarsi in vantaggio. Ricordo che l'incontro di andata finì per 32-19 a favore delle brissinesi in quel di Cassano, ma solo dopo un inizio molto stentato in cui le ragazze di Onelli condussero 4-0. Finisce sul palo il pallonetto di Nadia Abfalterer. Sembra essere una costante questa dell'inizio di partita molto sofferto delle
Verdi di Hubi Nössing, che anche domenica scorsa in quelli Padova dovettero rimontare uno svantaggio abbastanza consistente. Fallo di Occhino, gli arbitri fanno continuare la partita. Cobianchi che perde la palla, Prinster, uno dei suoi micidiali passaggi per Nadia Gadababa, bravo, che va a segno per la seconda volta. Senz'altro una coppia vincente, Babbo Prünster, per come eseguono i contropiedi dopo i capovolgimenti di fronte. Cobianchi, Montoli, Ferazzi, bellissimo tiro di sottomano di Giulia Laitta ed è nuovo vantaggio per il Cassano. Nel passaggio di Babbo per Sara Hilber, che però si vede sbarata la strada dal numero 27 Laitta. Manovra Dornbada al centro, Duran, Babbo, finta di Babbo, l'entrata di Sara Hilber è fermata dal numero 27 Giulia Laitta e gli arbitri decretano il rigore a favore del Brixen. Opportunità di pareggiare le sorti con Arasai Duran, che segna senza eccessiva fatica. Trafiggendo la porta, difesa da Nila Bertolino. Ed è parità quando siamo giunti al decimo del primo tempo. Cobianchi, il passaggio di Cobianchi sull'ala destra è alto e la palla finisce sul fondo. Rimessa di Monica Prünster. Stephanie Dornwall al centro che chiama lo schema. Giro palla, Hilber, Abfalterer. E questa volta gli arbitri decretano un fallo di sfondamento contro Stephanie Dornwalder. Ferazzi, Cobianchi, Laitta. Gioca senza pivot il momento il Cassano. L'incursione di Laitta viene bloccato dalla Duran. 9 metri già eseguito. Michela Cobianchi. Sfondamento della proprio della Cobianchi. Questa volta il passaggio per Giada Babbo finisce oltre la linea di campo. Riprende il Cassano. Ferazzi, Laitta, Cobianchi. Bel servizio di Cobianchi per l'ala con il numero, va a segno Giulia Milan e il Cassano insiste a condurre il parziale.
con il Brixen non ancora perfettamente in palla. Dornwalder, Duran, Abfalterer. Questa volta si alza Stefanie Dornwalder, che con un bel tiro da fuori sorprende l'estremo difensore ospite. Naita, Kobianchi e Frazzi, e questo l'asse portante dell'attacco ospite. Questa volta il passaggio finisce nelle mani di Duran, che manda in orbita giù già la Babbo. Confusione. La palla alla fine finisce nelle mani di Nadia Falterer, che dalla linea dei 6 metri infila Nila Bertolino. Ferazzi al centro dell'attacco adesso, con Laeta sulla posizione mezzo sinistro. Gozzi, finta di Gozzi, che però commette fallo di passi, e ripartono le verdi di Nussing con Duran. Dornwalder, servizio su Occhino, bel servizio su Virginia Occhino, che riesce ad andare a segno e a portare la sua squadra sull'8-6, primo doppio vantaggio dopo metà del primo tempo, che vede un risultato sostanzialmente equilibrato tra le due squadre. Nessuna è riuscita ancora a imporre il suo gioco. Ecco il tiro. Narin Visentin finisce alto, e anche Giada Babbo non riesce ad andare a segna per il pronto intervento di Nila Bertolino. Montoli, Ferazzi, Montoli, e bel tiro di Giulia Laita, che centra l'incrocio dei pali. Nulla da fare per Monica Prünster. Il servizio di Dornwald su Kino non giunge a destinazione per il pronto intervento di Sofia Ferazzi. Ecco, primo avvicendamento in cabina di regia del Brixen. Al posto di Dornwald entra Di Pietro, Abfalter, e Sofia Ghilardi fa pure essa la sua apparizione in campo. La si dice leggermente acciaccata, così come anche Andrea Eder, che probabilmente non entrerà in squadra. Nel frattempo la palla finisce a Virginia Occhino, che va a segno. Esiste il Cassano per riordinare le idee in fase di attacco. Sempre Giulia Laita a condurre l'azione in cabina di regia. Sofia Ferazzi sulla posizione di terzino destro. Bella incursione di Nadine Visentin, che però viene fermata fallosamente. 9 metri già eseguito dagli ospiti.
mano degli arbitri alzata per il passivo, palla che finisce a Hilbert, Ghilardi, Di Pietro, Ghilardi, Hilbert, si oppone però bravamente la portiera ospite che vanifica la conclusione di Sara Hilbert. Si riprende dopo il time out chiamato da Salvatore Anelli all'accoglimento delle sue ragazze. In campo adesso fa la sua apparizione il numero 35 Eva Broggi. La posizione del terzino sinistro, al centro vediamo Lisa Ponti, Ponti, Broggi, tira sorpresa che però vede pronta Monica Prunst che devia con il suo piede destro in fallo di fondo, dietro la sua porta. Giorgia Di Pietro, Abfalterer, Ghilardi, sull'ala sinistra vediamo Sara Schatzer al posto di Babbo, palla persa da Nadia Abfalterer, ne approfitta il Cassano. Palla che finisce all'ala. Giulia Gozzi che infila Monica Prünster con il tiro basso. Dopo un'ennesima disattenzione verde brissinese in attacco, ne approfitta il Cassano che riesce a stare attaccata alle padrone di casa. Hilbert, Abfalterer, palla sul palo e il rimpallo finisce nelle mani di Sara Schatzer che dall'ala riesce ad andare a segno. Ponti, Broggi, Ponti, Visentin, fallo di Uchino su Eva Broggi, si prende un'ammonizione. Giro palla veloce del Cassano, incursione viene però fermata da Sofia Ghilardi. Visentin, Montoli, Visentin, Ponti, fallo di Nadia Abfalterer sul numero 35 Eva Broggi.
tiro neutralizzato da Monica Prinst, che rifà ripartire le sue colleghe. La palla, passaggio di Nadia Fratter, deviato da Giulia Gozzi, ed è il momento anche di chiamare il time out da parte di Rubin Hussing, allenatore delle Verdi Brissinesi. Sino ad ora tutt'altro che irresistibili, soprattutto in fase di attacco, dove sono troppi gli errori tecnici. Il Cassano attualmente si trova in settima posizione in classifica con 14 punti, assieme a Ferrara ed Erice, ma con una partita in meno. Sinora le ragazze di Onelli hanno conseguito 7 vittorie, per lo più contro squadre di centro-bassa classifica. Hanno però anche a loro attivo una vittoria contro il Pontinia e contro l'Erice, squadre che sulla carta sembrano più forti del Cassano. Se non che proprio a centro classifica troviamo un raggruppamento di 5 squadre, tutte raccolte in un unico punto. Si riprende con Di Pietro. Abfalt, Chilardi per Schatzer, che va al tiro, non c'entra però lo specchio della porta, e così riparte nuovamente il Cassano con Ponti. Tiro che finisce a lato, Prünster, Abfalterer, Schatzer, e anche questo tiro di Sara Schatzer viene bloccato dalla portiera ospite. Ponti, Broggi, fallo di Affalt sul Eva Broggi, 9 metri, eseguito da Gloria Montoli. Ponti, bella azione manovrata del Cassano, il tiro però finisce sul palo, ritorna in campo e rimane in possesso degli Amaranto ospiti, che riprendono la loro azione offensiva con Ponti, Broggi, fallo sul numero 64 Visentin, mano degli arbitri alzata, attenzione al passivo, il tiro di Eva Broggi e Prato alla Monica Prünster. Di Pietro, Chilardi, tiro in elevazione di Sofia Chilardi, che così si inserisce anch'essa nella lista delle marcatrici e porta a 3 le reti di vantaggio della sua squadra. Il passaggio di Visentin finisce a lato, però gli arbitri ravvisano un fallo su di essa, 9 metri già eseguito, manovra tra Ponti e Broggi. Montoli, Broggi, il tiro dell'ala viene bravamente parato da Monica Prinster, Giorgia Di Pietro che punta alla difesa, Nadia Falterer che entra di prepotenza nell'area, però trova ancora l'estremo difensore ospite a dirle di no. Ponti, Broggi, Ponti, Visentin,
Ponti Brogi dialogano sulla linea dei 10 metri. E bellissimo tiro, bordata. Bordata di Eva Brocci dai 9 metri, contro la quale nulla può Monica Prünster. Rientra Giada Babbo nella sua posizione congeniale di ala sinistra. Chilardi, bellissima intesa tra Di Pietro e Uchino, che non ha difficoltà a realizzare la sua terza rete. Veloce giro palla del Cassano, che però vede molto attenta la difesa brissinese, che chiude ogni varco. Fallo di Sara Schatzer su Visentin, 9 metri, siamo in odore di passivo, con la mano degli arbitri alzata, sarà il caso di andare a conclusione, non ci riesce Cassano e allora riparte il Brixen con Sara Schatzer. Hilber, bravissima Hilber, che va a segno per la prima volta in questa partita, portando a 4 le reti di vantaggio delle padrone di casa quando mancano 3 minuti alla fine di questo primo tempo. Visentin Brogi, finta di Brogi che si alza per il suo tiro, non c'entra lo specchio della porta. Prünster, bellissimo passaggio di Prünster che trova già da Babbo. Che Poppio agguanta la palla in area e con una bellissima volante segna il 14-9. Pregevole azione a conferma della perfetta intesa tra le due giocatrici, contro le quali nulla può fare la difesa ospite. Fallo sul numero 35 Eva Brogi, 9 metri, eseguito da Gloria Montoli. La difesa di Sara Schatz su Eva Brogi, ancora mano alzata degli arbitri, tira la Brogi, questa volta va a segno. Di Pietro, Chilardi, gli arbitri avvisano un fallo di passi, palla al Cassano. Ponti, Visentin Brogi, Ponti, fallo di Chilardi che stratona la Brogi, 9 metri. Quando siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo, vedremo se il Cassano riuscirà a concludere questa azione, sì, con un bel tiro da fuori. Schatzer devia il fallo laterale, numero 46 Ponti. Brixen che ha ancora una decina di secondi per concludere la sua azione,
di Pietro Schatzer. Fallo, nulla da fare, il tiro di Giada Babbo eseguito allo scadere della sirena pone fine a questo primo tempo sul risultato di 14-11 a favore delle padrone di casa. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. Cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brini sta per 100% latte Alto Adige. Brini è nella nostra natura. Tutto pronto per questo secondo tempo dell'incontro Brixen City Hall contro Cassano Magnago. Una sfida che evoca il grande passato di queste due formazioni che negli anni dal 78 al 96 hanno vinto insieme la bellezza di 17 scudetti. 7 il Brixen per la precisione dal 78 al 85, 11 di fila poi il Cassano Magnago. Attualmente dicevamo che il Brixen è in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Salerno, però con due partite da recuperare, per cui virtualmente potrebbero essere 5 i punti di vantaggio in vista dei play-off scudetto alla quale, salvo imprevisti, brissinesi e Salerno unitamente Mestrino e Pontinia potrebbero essersi già qualificati. Obiettivi diversi ovviamente per il Cassano, che si vede al centro classifica in compagnia di altre quattro formazioni, però con un notevole margine di sicurezza sulle ultime della classifica. Sinora il divario della classifica non si è visto in campo. Il Brixen conduce con 3 reti, però non ha fatto vedere il suo solito gioco veloce e preciso, subendo per lo più l'azione veloce del Cassano, che si sta dimostrando una squadra più che solida, meritevole del posto di centro classifica che attualmente occupa. È andato a vuoto il primo attacco del Cassano, del Brixen, scusate. Sono le Verdi di Nessing a giostrare in fase di attacco con Durnwalda, che è tornata al centro della manovra. Ghilardi che scarica il suo tiro, che è per la verità abbastanza velletario, ma nonostante ciò finisce alle spalle del portiere ospite Kobianchi. Fallo sulla no, non è la Duran che deve andare in panchina, ma la Sara Hilber e Michela Kobianchi sulla linea dei 7 metri contro la Prünster. Un tiro, a dire la verità, poco incisivo, sul quale la Perntaler non ha difficoltà. Occasione sfumata dunque
per le ospiti. Il Brixen si avvale extra player con Barbara Notufter che prende posizione sull'ala destra, porta sguarnita. Attenzione dunque alle conclusioni in attacco. Notufter, Duran che serve la Babbo. Babbo che però si fa parare la palla. Rientrata velocemente in porta Monica Prünster. Bel servizio sul pivot numero 10. Gloria Montoli, che riesce a procurarsi un tiro dai 7 metri. Lo esegue Eva Brogi. Finta. E bel tiro contro il quale Monica Prünster nulla può. Durnwalder, Duran e Ghilardi. Durnwalder, bellissima finta di Steffi Durnwalder, che va a segno ancora inserendosi con una finta nelle maglie della difesa ospite. Kobianchi, non è da meno la Kobianchi, che però subisce fallo e consente in tal modo la parata di Prünster. 9 metri. Ponti, Visentin, Kobianchi, Sensation manovra anche l'ala sinistra che adesso converge al centro. Kobianchi, tiro da fermo, doppio appoggio. C'è un fallo di Arasai Duran su Gloria Montoli e gli arbitri decretano un rigore che ovviamente ci sta tutto. Il tiro di Lisa Ponti viene intercettato da Monica Prünster, ma non in modo sufficiente ad evitare l'entrata della palla oltre la linea di porta. 16-13 dunque rimane invariato il vantaggio relativamente esiguo delle padroni di casa. Potese ovviamente a incrementare il loro vantaggio, che però trovano nelle ospiti una reazione senz'altro efficiente. Sofia Ghilardi, Duran, Durnwalder. Il passaggio da Durnwalder è a vuoto e consente alle ospiti di andare al tiro con il numero 19 Giulia Gozzi, che però non riesce a concretizzare la sua azione. Sistema chiamato dalla Durnwalder, Ucchino, Ghilardi, Duran, il cui tiro in doppio appoggio finisce oltre la traversa. Va via il Cassano, che però desiste dall'azione in velocità per reimpostare con calma l'azione offensiva con Lisa Ponti, Kobianchi e Visentin. Molto attenta la difesa brissinese. Gli ospiti rischiano nuovamente il passivo.
Montori. La difesa biancoverde si trova la palla in mano. Il contropiede viene bloccato dagli arbitri perché la rimessa non è stata effettuata dal punto giusto. Svanita così l'azione di contropiede delle ragazze di Nössing. Va il tiro Stefani Dornwalder, la quale trova però Nila Bertolino pronta a intercettare la palla e a rimetterla a favore di Ponti, che imposta l'azione offensiva. Quella del Cassano è una squadra giovane con giocatrici molto veloci, tecnicamente dotate. Va a segno il numero 10, Gloria Montoli, pronta a raccogliere il rimballo. E il Cassano rimane in contatto con le padroni di casa, che finora non sono riuscite a staccarsi in maniera importante. Sara Hilber, anche la Hilber, questa Giada Babbo, la Giada Babbo molto lesta a approfittare di un passaggio sbagliato degli ospiti, dopo che Sara Hilber aveva prodotto un'altra conclusione sbagliata. Manovrano gli ospiti con la solita azione impostata da Cobianchi, e questa volta è il numero 46 Ponti che va a segno, e il Cassano intercetta una palla vagante e riparte in seconda fase. Desiste ora. La Ponti che ripropone un'azione d'attacco manovrata. L'ausilio di Michela Cobianchi. Questa volta il tiro di Lisa Ponti finisce per fortuna delle bristinesi a lato. Palla per Giada Babbo, sfortunata anche in quanto vede la palla stambarsi all'interno del palo e finire poi a lato. Rimessa già effettuata dal Cassano. Cobianchi che entra in area, bloccata fallosamente da Sofia Ghilardi, non 7 metri come speravano gli ospiti, ma 9 metri già eseguito. Ponti, Cobianchi che smarca l'ala, il cui tiro però il pallonetto viene bloccato da Monica Prünster. Ghilardi, Babbo, finta, e questa volta nulla da fare per Lina Bertolino nella rete di Giada Babbo, la sua quinta marcatura quando scocca all'undicesimo minuto della ripresa. Vediamo l'allenatore Nössing, proteso a incitare le sue ragazze.
certamente non completamente soddisfatto di come sta andando la partita, che vede sì le sue ragazze in vantaggio, ma non in modo tale da poter stare tranquille. Passi, si riprende con Di Pietro e Duran. Questa volta il tiro in doppio appoggio di Giorgia Di Pietro è telefonato e consente alla Bertolino di intercettare senza troppe difficoltà. Una conclusione senz'altro avventata della Di Pietro. Cobianchi, Ponti, viene fischiato uno sfondamento a Giulia Laita. Duran, il passaggio della Duran indirizzato verso Sofia Ghilardi è alto, nulla di fatto dunque. Continua la sagra di errori tecnici che hanno costellato questa partita sino ad ora da entrambe le parti. Sicuramente il fatto che si tratta di un recupero infrasettimanale avrà la sua importanza dopo che le squadre hanno appena giocata l'ultima di campionato. Sarà una settimana inglese in quanto sabato vi sarà la prossima partita. Passaggio intercettato da Giada Babbo, finta, Duran tutta sola in contropiede, si alza in elevazione, nulla da fare per il portiere ospite. Seconda marcatura di Araceli Duran. Time out chiamato dal Cassano. Da cosa sono spronati i contadini? Dicevamo il Brix. Dall'amore per la natura e per gli animali. Dalla partita di domenica scorsa. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini. Padova. Donano al latte il suo sapore unico. Fascinata dalla solita babbo. E Brix sta per 100% latte altoadige. Alla fine a conseguire una vittoria agevole dopo che l'inizio era Brix stato. È nella nostra natura. Che ha visto le patavine condurre a lungo nel primo tempo, poi all'inizio ripresa il Brixen ha piazzato un parziale di 9-0 conseguendo quel vantaggio che le ha poi consentito di condurre in tranquillità il resto della partita. Il Cassano invece si è sbarazzato dell'Eno con uno scarto di due reti. Attenzione però, come anche questa partita ed altre delle ultime settimane stanno dimostrando, tante squadre di centro classifica sono in grado di impensierire anche le cosiddette grandi. Conferma sono le due sconfitte subite proprio dal Salerno, campione in carica. Palla che la Ponti consegna proprio nelle mani del Brixen. E Sara Hilber ne approfitta per infilare la porta. Brava Winster. Fallo molto fiscali gli arbitri che fanno ripetere questa rimessa. È certo vero che la palla deve essere messa al punto giusto, però è anche inutile insistere in eccessivi formalismi. Di Pietro, Duran, Ghilardi, bel tiro della Ghilardi che però si stampa sulla traversa e consente al Cassano di ripartire veloce. Questa volta però l'incursione viene fermata, peraltro fallosamente, così Giulia Gozzi riesce ad ottenere un 9 metri già eseguito. Gozzi.
Montoli, Cobianchi. Entra il numero 19 Gozzi, fermato da Virginia Uchino. Fortunato in questo frangente il Cassano, che riesce ad andare a segno nonostante l'intercettazione di Monica Prinster, che però non riesce ad evitare che la palla finisca oltre la linea di porta. Siamo arrivati a metà del secondo tempo con il Brixen, che nel frattempo è riuscito a porre finalmente si vede il tiro in doppio appoggio di Giorgio Di Pietro alla sua prima segnatura. 5 ora il divario, il risultato tra le due squadre, con il Brixen che sta prendendo quota e misura delle avversarie, chiudendo meglio i varchi difensivi. Bel tiro di Michela Cobianchi, che sbatte sulla traversa e poi finisce in porta. Il Brixen può contare sull'appoggio dei propri tifosi, come sentite sullo sfondo, non così numerosi come al solito per via appunto della giornata infrasettimanale, ma pur sempre un valido sostegno per la squadra. Entra di forza Giulia Gozzi, che va ancora a segno in una difesa brissinese meno attenta del solito. Manca, è vero, Andrea Eder, il baluardo in difesa, capitano della squadra, attualmente infortunata, però questo non può certamente assurgere a scusa per una prestazione difensiva a tratti attenta, ma a tratti anche molto disattenta. Giorgia Di Pietro insiste nei suoi tiri in doppio appoggio, che peraltro non sono effettuati con la dovuta concentrazione e determinazione. Sarebbe sicuramente il caso di cercare una compagna meglio smarcata. Questa volta il tiro del Cassano viene neutralizzato da Monica Prinster, che come al solito si sta dimostrando come protagonista della squadra brissinese. Si alternano al centro Dornwald e Di Pietro. Sofia Ghilardi fa partire uno dei suoi bolidi, contro il quale nulla può fare Nila Bertolino. Passaggio del vuoto del Cassano, Dornwalder, Duran, Dornwalder, raccata da Cobianchi, si riprende Ghilardi con l'allenatore Nessing, che dà le sue istruzioni, chiamando Giada Babba sulla posizione di terzino e Sofia Ghilardi sull'ala. E il tutto si dimostra come un'azione molto ben pensata, perché vede Ghilardi converge al centro e andare a regno a segno in elevazione. Cobianchi. Cassano perde palla, ma gli arbitri la riconsegnano alle ospiti fischiando un fallo.
l'Aeta Bianchi. Tiro molto velleitario di Michela Cobianchi, che per lo più viene anche deviato dalla difesa brissinese. Nessuna difficoltà per Monica Brünster a neutralizzare il tiro. 5 le reti di vantaggio del Brixen quando mancano 10 minuti al termine dell'incontro. Bel servizio di Dornvald su Ucchino, che si sta rilevando molto attenta nel recepire la palla ed andare a segno. Contropiede del Brixen. Dornvalder però la palla verso Sara Hilvare, troppo alta. Gli arbitri fermano il gioco per un colpo rimediato da Eva Brogi. Si riprende con il Cassano in possesso di palla. Gozzi, Brogi, va al tiro Nadine Visentin, che però ostacolata non riesce ad imprimere la necessaria forza alla palla, che è facile preda della Brünster. Attenta la difesa brissinese nel frangente Sofia Ghilardi, che blocca la Visentin. Gozzi. Parata della Brünster, che questa volta, anziché passare la palla a Hilvare, Baddu, eppure erano in buona posizione, ha tentato il tiro diretto in porta, che però non è riuscito e ha consentito a Bertolino di intercettare la palla. Il tiro di Rebecca Geller è intercettato da Brünster. Ucchino, avete fermo nel gioco. C'è stato un fallo su Virginia Ucchino, che ha visto venarsi addosso la sua diretta avversaria. Certamente è un fallo non intenzionale, che però costringe l'Ucchino a uscire dal campo. Time out chiesto dall'allenatore Nössing. Mancano poco più di 7 minuti alla fine dell'incontro con il Brixen, che conduce con 6 reti di scarto, 24 a 18.
nella formazione di casa ha fatto ingresso sulla posizione di pivot Vicky Vicoler, già da babbo questa volta con piepassi, contropiede del Cassano, però la rimessa della portiera è imprecisa e finisce a lato. Sofia Ghilardi, Dornwalder, bel servizio di Dornwald per Ghilardi, smarca Ghilardi, la quale pone il suo quarto sigillo in questo secondo tempo. Sofia Ghilardi, 25 a 18, Sofia Ghilardi. Fallo di Dornwald su Giulia Laetta. Gozzi, Visentin, Brogi. Tiro bloccato dalla difesa, poi la Duran compie una disattenzione consegnando la palla alle avversarie. Nulla da fare però anche per Rebecca Geller, che dall'ala si fa parare il suo tiro da Monica Prünster. Mancano poco più di 5 minuti al termine, con il Brixen che sembra in grado di condurre in porto questa vittoria senza acuti e senza soverchie difficoltà. Schatzer, palla persa in fase di attacco. Riprendono le Amaranto con Gozzi, Visentin, Laetta, la bordata di Giulia Laetta finisce a lato. Riprendono le verdi, passaggio problematico per Giada Babbo, che riesce a trattenere la palla in campo ma non andare a conclusione. Ficoler, Ghilardi che si alza, Dornwalder, Hilber che viene ostacolata fallosamente. 2 Strafminuten für die Nummer 50 von Cassano Geller. Rebecca Geller. 7 Meter per il Brixen. Auf der Linie Sarah Schatzer. Incaricata del tiro Sarah Schatzer. Avvicinamento in porta del Cassano. Tiro della Schatzer che va a segno. Nell'occasione per Cassano era entrato il secondo portiere Sara Piatti. Ora il Cassano gioca in inferiorità numerica e l'allenatore Onelli fa bene a chiamare a accoglimento le sue ragazze per dare le istruzioni per queste ultime azioni offensive. Ormai la partita può virtualmente considerarsi chiusa con il vantaggio delle ragazze di Hoopinessing. Thank you.
si riprende con un 9 metri a favore Cassano. Gozzi, mancata adesso a uomo Giulia Leiter, già da babbo, difesa molto profonda adesso del Brixen, Sana Schnatzer, il tiro della Brogi, facile preda di Monica Prünster, anche oggi molto sicura tra i pali. Manovrano le verdi con Dornwalder, Ghilardi, Balbo, Ghilardi, finta della Ghilardi, palla Barbara Noturfter che va a segno, però commette infrazione d'area, rete pertanto annullata, giustamente come si è visto la Noturfter aveva varcato la linea dei 6 metri. Nessuna difficoltà della coppia arbitrale che ha condotto la gara in modo egregio. Peraltro bisogna dare atto anche alle giocatrici di avere disputato una gara molto corretta. Fallo di Sofia Ghilardi su Giulia Gozzi, 9 metri, eseguito da Asia Macchi. Difficoltà per il Cassano di superare la difesa schierata del Brixen, come se non l'avessi detto. Eva Brogi dimostra di poter andare agevolmente a segno anche per un'incertezza della sua diretta avversaria. Un minuto abbondante alla fine, potrebbe essere l'ultima azione delle padrone di casa, Stefanie Dornwalder, Sofia Ghilardi che fa partire un tiro in doppio appoggio. 27-19. Brava Monica Prünster. Contropiede, solito passaggio per Giada Babbo che pone un altro sigillo, il suo sesto. Mezzo minuto alla fine, palla ancora in possesso delle ospiti che cercheranno di chiudere questa partita con un'ultima azione ragionata. Fallo inutile di Sara Schatzer con una cintura da dietro che costringe letteralmente gli arbitri a decretare la sanzione di 2 minuti. 9 metri, Macchi, il tiro di Giulia Leiter viene neutralizzato da Monica Prünster. E su questa azione degli ospiti di Cassano si conclude questa partita con il risultato finale di 28-19. Un risultato netto, una vittoria netta per le padroni di casa, che però non rende del tutto giustizia alle ospiti di Cassano che per lungo periodo si sono opposte in maniera veramente egregia alle azioni delle padrone di casa, oggi un po' sottotono. Comunque quel che conta è il risultato finale, che consente al Brixen di incrementare il vantaggio sulle dirette avversarie del Salerno e del Mestrino e a portarsi a più 3 in classifica. Prossima partita sabato prossima contro il Ferrara, il terzo nell'arco di una settimana che vedrà
probabilmente un avversario attualmente molto in forma, come ha dimostrato nell'ultima partita di campionato. Ma intanto qui da Bressano